Salve e bentornati al nostro nuovo appuntamento della rubrica di Psicologia Liberamente. Il 25 aprile, ieri, è stato l'anniversario della Liberazione d'Italia, festa della Liberazione, anniversario della Resistenza o semplicemente chiamato 25 aprile. E si festeggia in Italia ogni anno perché è un giorno fondamentale per la storia d'Italia. È il simbolo del termine della Seconda Guerra Mondiale, dell'occupazione della Germania nazista e del fascismo. Convenzionalmente fu scelta questa data perché il 25 aprile del 1945 fu il giorno della liberazione di Milano e Torino, ma simbolicamente rappresenta l'inizio di un percorso storico che poi porterà alla stesura della Costituzione e all'articolo 21, che stabilisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ma cos'è la libertà? È come chiedere dell'amore, della gioia, della giustizia. Molti hanno scritto al riguardo. Vediamo di trattare il tema in chiave psicologica. L'essenza della libertà potremmo dire che è sempre consistita nella capacità di scegliere. Rispetto all'ambito in cui si opera la scelta, si può parlare di libertà morale, giuridica, economica, politica, di pensiero o anche libertà metafisica e religiosa. Roosevelt, durante la Seconda Guerra Mondiale, proclamò al mondo le quattro grandi libertà, cioè la libertà di espressione, la libertà religiosa, ma anche la liberazione dal bisogno e la liberazione dalla paura. La liberazione dalla paura, appunto, che è spesso causa di odio e poi di violenza, è fondamentale, poiché soltanto chi si è liberato dalla paura è veramente libero. Qui ci troviamo di fronte a un paradosso, perché in contrasto al nostro spontaneo desiderio di libertà, abbiamo anche nello stesso tempo la paura stessa di essere liberi. Ciò si spiega col fatto che la libertà implica impegno, autocontrollo, coraggio e anche altre qualità. Ma che cosa si intende per libertà psicologica? La libertà, come abbiamo detto, è una capacità di scegliere, decidere e agire. Quindi è essere responsabili delle proprie azioni e fare veramente ciò che sentiamo di fare. E quindi non essere più schiavi di un qualche nostro difetto interiore, come può essere la paura, l'egoismo, l'attaccamento, la dipendenza o anche i pensieri negativi. La libertà in realtà va riconquistata e salvaguardata ogni giorno, si potrebbe dire ogni istante, perché non basta liberarsi una sola volta per tutte. L'uomo, anche quello che non si rende ben conto di questo, in realtà intuisce anche vagamente e ha paura della libertà e allora la rifugge. Preferisce così farsi comandare, cioè praticamente far scegliere a qualcun altro al nostro posto. Perché la libertà è un potere che spesso non si sa usare, mentre il prezzo della libertà è una continua vigilanza, è un continuo impegno. Spesso si pensa alla libertà come all'assenza di regole, una libertà sfrenata, senza freni, come una macchina impazzita. Mentre la libertà è una libertà calibrata, con una guida saggia che porta sempre in una giusta direzione, quella della felicità per noi stessi e per gli altri. Quindi la libertà assolutamente non è licenza o assenza di vincoli e non è controlegge. Implica invece impegno, autocontrollo e coraggio. Ed ha un rapporto diretto con il nostro sviluppo, la nostra maturazione individuale. Infatti sviluppare significa letteralmente togliere i viluppi, cioè togliere le catene, liberarsi, appunto. Ed è un processo di liberazione da cosa? Dai nostri complessi, dalle nostre illusioni, dalle nostre paure, ma anche dalle nostre identificazioni con le nostre varie parti, le maschere, i ruoli che recitiamo nella nostra vita. La libertà non esiste in realtà in astratto, è un processo ed è sicuramente soggettiva, infatti la si trova in diverse forme, ma in tutti porta un senso di appagamento, pienezza e concretezza. E poi è anche una liberazione, cioè un'attivazione anche delle nostre potenzialità.
Per questa puntata è tutto, vi invito sempre a seguirmi sui vari social e soprattutto a mandarmi dei messaggi al mio numero WhatsApp, al quale potrete inviarmi le vostre domande, dei commenti o anche per fissare un appuntamento. Oppure potrete mandarmi una mail al mio indirizzo mail giandomenico.torre@libero.it oppure visitare il mio sito internet www.psicologotorre.it o anche visionare i video vecchi e nuovi sul canale YouTube.